chi è stato attratto da poltrone e non da programmi ha preso questa decisione. Renato Bacciardi credo che sia fuori da questa competizione, a meno che non ci siano ad oggi sorprese in altre liste, però da Renato c'è da aspettarci di tutto, quindi potrebbe stare in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto e con qualsiasi partita, quindi lo sta bene qui. C'è solamente gente che crede ai progetti e ai programmi. Non abbiamo mai fatto oggi e non faremo nessun tipo di discorso sulle poltrone. Chi è qui e chi è candidato hanno sempre sentito parlare di programmi e non di poltrone. Non sappiamo chi sia il vice sindaco, chi sia il presidente del consiglio, chi sia il presidente della multiservizi e quant'altro. Ci sono altre liste che hanno già 4 assessori all'urbanistica, ho visto. Quindi 3 vice sindaci e quant'altro. Quindi tutto questo qui non succede e accadrà solamente dopo che avremmo fatto i nostri consiglieri. Quindi le poltrone non si fanno prima, la spartizione non si fa prima e tutta la gente che è attratta dalle poltrone e non dai programmi non può far parte di questa amministrazione. Quindi auguri a tutti i candidati e adesso inizierò a leggere le liste. Allora, la lista, devo prendere gli occhiali. Allora, lista Lega Salvini Lazio: Benedetti Roberto, Bonifazzi Mauro, Borzacchi Roberto, Fancello Federica, Federici Daniele, Guiducci Federica, Jacopucci Alessio, Micozzi Giovanni, Nardi Fabio, Roberti Roberta, Pod Anselmo, Poleggi Manuela, Scirocchi Massimo, Tosoni Martina, Zacchini Stefano e Ziccardi Stefania. Allora, l'età media di questa lista è di 44 anni, tanto per darvi un dato sulle liste. La seconda lista è Noi con Tarquinia, Amato Laura, Bordi Maria Tiziana, Cattaneo Alessio, Costa Matteo, D'Agostino Salvatore, Lodi Marrigo, Lucciola Laura, Mazzacane Francesco, Missa Federica, Musci Giuseppe, Rocca Maurizio, Scappini Sabina, Serafini Luigi, Tombini Paolo, Versace Giuseppe e Zacchei Bezzi. L'età media è di 41 anni di questa lista. La terza e l'ultima lista è Lista Futura, è Alessandrelli Diletta, Brizzi Letizia, Ciccacci Emanuela, Ciorruini Gabriele, Cidio Rosa, Farucci Roberto, Jacopini Ada, Lenzo Antonio, Mattioli Lucio, Michele Marius, Pepe Domenico, Piras Patrizio, Ricci Federico, Rosalini Walter, Sinigallesi Marta e Tonetti Francesca. Età media 43 anni. Come vedete non ci stanno i famosi portatori di voti in queste liste, ci sta una lista di persone che credono a questo paese. E credo che se noi riusciamo, e i cittadini capiscono che questo sarà un cambiamento epocale, se ci danno il loro voto, abbiamo eliminato gran parte della mondezza che purtroppo ha portato il paese a questo punto. Quindi la chiamo mondezza perché è un termine carino. Quindi io i voti di questi signori non li voglio, non l'ho voluto dall'inizio, se li volevo ce li avevo già tutti a casa, perché non è che questi signori non sono venuti a chiedere
che potevano stare in giusta, certo che sono passati tutti, sono io che non l'ho voluto. Quindi è giusto che abbiamo trovato una casa, senza tetto, ma la casa l'hanno trovata. Quindi, e in tutto questo sistema politico, io faccio questi discorsi perché non sono un politico, non lo sono, non lo sono mai stato e non ci voglio diventare. Perché se io facevo un discorso politico, questi signori stavano tutti intorno a me. Facciamo una bella lista piena di persone, il famoso, come diceva il buon Gianni Muschierini, il famoso trio Mondezza, oggi ce l'ha lui, non ce l'ho io. Quindi, tutte le persone che io non ho voluto e che non permetteranno a nessuno di amministrare, perché queste persone non permetteranno a nessuno di amministrare, perché ogni volta che in consiglio comunale c'è da alzare una mano, loro porteranno prima qualcosa di loro. E non l'interesse e il bene di Tarquinia. Questo è quello che voglio dire. Quindi, no, peggiorerà perché non sarà neanche in grado di tenerla in piedi sta cosa, perché quando ci stanno persone che pensano solamente alla poltrona e al suo stato personale e non all'interesse del paese, il futuro non c'è, ma è normale che non ci siano, perché la parte migliore di ognuno di noi è la sua casa. Se noi pensiamo che Tarquinia è la nostra casa, dobbiamo pensare di amministrarla come la nostra casa. Il programma poi lo andrete a vedere. Il nostro programma non è un programma come al solito copia e incolla. Se voi andate a vedere i programmi sono sempre stati gli stessi, forse per la prima volta anch'io ho visto e valutato i problemi reali di questo paese. E la prima volta che ho fatto il sindaco io non sapevo neanche che era un programma, quindi abbiamo buttato giù quelle quattro cose che si devono far sentire i cittadini, no? Faremo questo, costruiremo questo, faremo quell'altro. E purtroppo i cittadini hanno già parte in bocca, no? Come l'aeroporto che collegherà Tarquinia alla Cina. E sapete che l'aeroporto che collegherà Tarquinia alla Cina è un aeroporto con una pista di 4 km. Quindi è un territorio di circa 1000 ettari. Oggi noi abbiamo un vecchio aeroporto abbandonato militare con una pista di 1200 metri e 200 ettari di terra. Quindi sicuramente per andare in Cina non serve l'aeroplanetto, quindi è un progetto che non si potrà mai realizzare, questo io lo dico, anche perché sarebbe stato facile per me fare un progetto su un aeroporto, visto il mio lavoro, ma non ce l'ho neanche messo, perché è un progetto irrealizzabile. Però se la gente ci crede io sono contento. Benvenuto. Quindi noi abbiamo fatto un programma che è dedicato a Tarquinia, al recupero, alla riprogettazione e alla rigenerazione del nostro territorio. E tutto questo poi lo troverete in questo libro, che è di fatto un libro che entra nel merito di tutti i progetti che andremo a realizzare. Come entriamo nel merito dei progetti che faremo nei primi 180 giorni, perché il volto va cambiato subito a questo paese. Cioè, devono vedere che c'è qualcuno che per la prima volta lavora per questo paese. Quindi il programma è interessante. Verrà Salvini il 1° maggio, è un evento importante per il nostro paese e quindi dovremo sicuramente accoglierlo, perché chi sta cercando di fare anche questo cambiamento a livello nazionale è proprio lui. Dovremo andare a scegliere i famosi assessori, visto che saranno assessori interni, visto che saranno i tecnici, perché non è che chi prende 400-500 voti può diventare assessore all'urbanistica e magari fa un altro lavoro. Credo che l'assessore all'urbanistica debba essere un tecnico, come molti assessorati devono essere persone tecniche. Quindi la prima cosa che farò insieme al gruppo che ci sta sostenendo, e mi ha sostenuto, perché comunque non so solo io che decido, è la mia squadra che lavora con me, continua a lavorare con me, che prenderemo queste decisioni sulle persone che andranno non amministrare, perché chi amministrerà è il Consiglio Comunale. I tecnici saranno una scelta importante, sicuramente non facile, ma sicuramente le possiamo cambiare in qualsiasi momento quando non arriveranno a fare quello che il programma dice. Quindi la politica, allora, se te cambi un assessore che è un politico,
Poi gli dice, ah, ma questo no, quell'altro no, un tecnico è un tecnico, non devi prendere la politica. Quindi in tutti i comuni che si rispettino, negli assessorati sono persone tecniche. Quindi la prima cosa è trovare un buon organismo di tecnici e in più gli uffici comunali, perché oggi gli uffici comunali non esistono. Quindi ritirare quel tessuto degli uffici comunali che segua la parte politica, che altrimenti il comune non fa niente. Oggi noi dobbiamo fare un programma per Tarquinia, abbiamo trovato delle persone per bene che si sono esposte con il loro nome e il loro tempo per fare i consiglieri comunali. Quindi la prima fase è questa. Noi non abbiamo parlato né di poltrone né di nomi, niente. Per me al momento ci stanno disconosciuti, cioè delle persone senza volto, che andremo a scegliere insieme con il gruppo. Quindi questa fase non ci abbiamo pensato, perché non è quello che importa. Oggi è portare i cittadini in consiglio comunale. Intanto nel mio programma c'è quello di portare immediatamente l'acqua e le fognature a San Giorgio, cosa che il comune purtroppo negli anni non ha mai fatto. Quindi nei primi 180 giorni ci sarà la nuova condotta idrica per San Giorgio, sia fognante che idrica. La seconda cosa che farei, mi metterei di fianco ai consorsi per elaborare finalmente un programma condivisibile urbanistico per far sì che tutte le persone che sono lì, che hanno aspettato 40 anni per costruire, possano avere la loro casa al mare. Noi dobbiamo riavvicinare i turisti a questo territorio, a Tarquinia, quindi il progetto è dare un bonus in cui il turista che viene a Tarquinia lo può spendere in qualsiasi cosa, tipo un biglietto gratis per il museo, non parliamo adesso del museo perché sennò si apre un'altra breccia. Quindi certo che sono d'accordo, la tassa di soggiorno, se te la fai pagare, vuol dire che sei un paese oggi a livello turistico importante, questo noi non lo siamo. E comunque a Tarquinia non ci sarà mai una tassa di soggiorno per i turisti. E faremo questo bonus che il turista, quando verrà a Tarquinia, dove soggiorna e tutto il resto, avrà questo bonus da spendere nel territorio, in qualsiasi cosa sia. Quindi certo che lo confermo e sarà una delle mie priorità nel prossimo programma. Dal 2002 al 2007 purtroppo io ho fatto il sindaco. Quindi con tutte le parti belle, brutte e quant'altro. E comunque in tutte queste siamo riusciti a portare a Tarquinia 38 milioni di euro di finanziamenti europei. Parliamo di 15 anni fa. Quindi se le rivalutate ad oggi sono molte di più. All'Europa oggi non è l'Europa di 15 anni, 20 anni fa, dove i fondi europei erano libero accesso a gran parte dell'Europa. Oggi i fondi sono dedicati solamente a alcune parti e nazioni europee. Però se sono progetti condivisi, dove dentro ci mettiamo l'ambiente, gli ecosistemi e quant'altro, poi lo vedrete nel programma, questi fondi sono ancora accessibili. E tutti i fondi che non sono accessibili e che noi non presentiamo progetti, il prossimo anno l'Europa non ce li dà. Quindi sapete che l'Italia ogni anno perde centinaia e centinaia di milioni di euro perché non riesce a progettare programmi e progetti per dar corso a questi fondi. Quindi se i progetti sono sull'ecosistema, sull'ambiente e su quant'altro, ancora non abbiamo la possibilità di portare fondi importanti in questo paese. In più, se sono condivisi da altri comuni e da altre province, il punteggio aumenta ancora di più. Quindi i fondi andremo a prendere i soldi dove stanno e portarli dove servono. Su questo non c'è soldi in più. Se noi non facciamo questo qui, il turismo non riprenderà mai, perché per colpa non nostra, noi abbiamo uno dei mari più inquinati forse d'Italia. Quindi, per esempio, il circuito turistico integrato, la creazione del marchio di qualità per i prodotti agricoli, abbiamo il discorso di istituire il parco fluviale, la mobilità elettrica all'interno del centro storico, l'inserimento nel patrimonio UNESCO della nostra professione, che credo che sia ora che si rivaluti, visto che è diventata ormai una cosa storica importante per noi. Quindi il nuovo riassetto della viabilità dei parcheggi, un parco urbano a Tarquinia, abbiamo messo il progetto di fare un parco urbano a Campocialdi, il progetto
del famoso promozione turistica del C-Trade, di preparare entro questo tempo che ci manca per il prossimo anno un pacchetto turistico da portare a Miami e vendere questo paese e questo territorio. Il progetto di riqualificazione del Lido, il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti, cioè tutto quello che ci avete in mente voi di come deve essere questo paese sta scritto qui. Quindi se domani mattina noi ci svegliamo da questo incubo e usciamo da casa, dovremo trovare un paese come questo che c'è scritto. Non sarà facile, ma ovviamente con il supporto di tutti ci riusciremo. Bravo!